conoscevate le regole. Oh, le regole. Ti ricordi la prima? Uno, non farli bagnare. Ma non le avete osservate. Due, non si devono esporre alla luce violenta, specie a quella del sole. Eravamo stati chiari. La terza era di non dargli da mangiare. Tre. Ma voi avete fatto confusione. Allora, ripetiamole da principio, ok? Vi avevamo avvertito. Ci tenete un cucciolo qui dentro? Quello non sarà mica Staton. Oh, Gizmo, scusami. Gremlin. Tutto bene? Come va la mano? Ora sono tornati più scatenati. Ma si mette male qui dentro. Consigliamo ai nostri clienti di investire i loro averi in cibo in scatola e fucili mitragliatori. Più spietati e più terrificanti. Se quelli escono dall'edificio sarà la fine di New York. Sì, abbiamo qualche problema. Dicono che questa è una città che non dorme mai. Adesso ha una buona ragione per non dormire. Gremlins 2, la nuova stirpe, popolerà di incubi i vostri sogni. Venite a controllare se non ci credete. Rieducate, lo vedi questo tipo? Beh, in effetti lui era tutt'altro che gentile ed educato. Il mondo dei potenti è oggetto di satira in Gremlins 2. Nel film prodotto da Steven Spielberg, i diabolici animaletti fanno il verso al magnate dell'informazione Ted Turner e al re dei grattacieli Donald Trump. I riferimenti cinematografici al mondo televisivo americano non si contano. Ecco allora Daniel Clamp, invitato alla CCN, l'allusione alla TV CNN. Ed ecco i dispettosi mostriciattoli disturbare la lavorazione di un film con incursioni sul set e in sala di montaggio. Portateveli a casa, spruzzateli d'acqua e dategli da mangiare sempre dopo mezzanotte.